Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video haul interamente dedicato alla bottega svedese di IKEA. Sono andata da IKEA nella bottega svedese e ho comprato, come potete vedere, un bel po' di cose, quindi volevo mostrarvele. Ci saranno solo prodotti alimentari perché non ho comprato altro, quindi non sono andata a prendere prodotti per la casa, piatti, bicchieri, cose del genere, perché non mi servivano. Invece nella bottega svedese sono stata letteralmente catturata e quindi ho preso un bel po' di prodotti. Parto subito con il primo, così poi lo metto in frigo, che è la torta di mandorle, questa qua. Io non so se questa voi la conoscete, se l'avete mai provata, ma è veramente squisita. Ovviamente vi devono piacere le mandorle perché è tutta a base di mandorle, però è veramente fantastica. È congelata, quindi ovviamente prima di mangiarla va lasciata un pochino a temperatura ambiente, però è qualcosa di fantastico. Quindi se non l'avete mai assaggiata, io ve la consiglio. C'è anche la versione col cioccolato, se non ricordo male, ma io preferisco questa qui più classica. Poi ho preso due confezioni di dolcetti alla cannella, questi qua, non so se li avete assaggiati, ma se vi piace la cannella dovete assolutamente assaggiarli. Ne ho prese due confezioni perché io non ho molte possibilità di andare da IKEA, nel senso che comunque ci vado poco in quella zona, ma quando ci vado questi li prendo sempre perché li adoro. Dovete sapere che a me la cannella piace tantissimo, la metterei praticamente da tutte le parti. Perché ha un sapore che proprio mi piace molto e questi, se vi piace la cannella, io ve li consiglio assolutamente. Poi assolutamente non potevo lasciare lì questa confezione di dolcetti all'avena con copertura di cioccolato e farina di cocco. Sono questi, io penso che li conosciate perché anche nella zona bar di IKEA comunque di solito li vendono sfusi, ma sono buonissimi, quindi ho pensato di prendere anche quelli e di aggiungere altre tentazioni in casa, perché già ne abbiamo abbastanza, aggiungiamo ancora qualcosa. Poi, a proposito di tentazioni, ho preso due confezioni di biscotti. Questi sono alle mandorle e allo zenzero. Questi sono quelli sottili, classici di IKEA. In questo caso ci sono zenzero e mandorle, poi c'erano anche solo con le mandorle, solo con lo zenzero, forse c'erano anche al limone, adesso non ricordo. Comunque ce n'erano tanti tipi diversi, io ho scelto questi. E poi ho preso una confezione di dolcetti di pasta frolla con ripieno di lampone. Qui non si vedono perché mi si sono girati all'interno della scatola, però li apriamo subito così vi faccio vedere come sono fatti. Eccoli, sono fatti in questo modo, praticamente hanno la pasta frolla intorno e poi la confettura di lampone all'interno. Quindi questi sono un po' come se fossero dei pasticcini secchi che magari stanno bene con il caffè, insomma, con quei dolcetti che ogni tanto fanno bene al palato, secondo me. Poi ho voluto provare una cosa che in realtà per me è assolutamente nuova, che è questa preparazione per muffin al limone. Mi piaceva molto il packaging perché sembra un po' la classica confezione di latte, solo che all'interno c'è della farina, un preparato, diciamo così, al quale bisogna aggiungere solo un pochino d'acqua e che serve per andare a fare i muffin al limone. Vedete, è fatta così la confezione. C'era anche la versione cioccolato, però io preferisco prenderli al limone perché magari poi i muffin li mangio a colazione, quindi a colazione preferisco qualcosa di un pochino più leggero. E poi, come ultima cosa, ho preso due confezioni di queste fette di multicereali. Queste qua sono di multicereali. E queste sono di segale, eccole qua. Ho pensato di provarle per vedere se riesco a sostituire le classiche fette biscottate. Quindi magari al mattino con un velo di marmellata, potrebbero piacermi. Insomma, è una cosa che comunque volevo provare. Bene ragazzi, questa era la busta delle tentazioni perché da questa busta sono uscite solo praticamente cose dolci, a parte queste fette di segale, poi tutto il resto sono grandissime tentazioni a cose dolci, però in fondo ho pensato perché non mi posso mangiare ogni tanto un biscotto? Questo è stato il mio pensiero e ho fatto questa spesa un po' golosa. Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti se anche voi ogni tanto comprate alla bottega svedese di IKEA, se in generale vi piacciono quei prodotti, che sono curiosa. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.